Penso che c'è innanzitutto un enorme problema politico. Sin dai primi minuti abbiamo espresso profonda solidarietà ai cittadini di Parigi, ai cittadini francesi. Voglio anche qua ribadire quello che abbiamo detto ieri in aula alla Camera, la vicinanza, un abbraccio forte alla famiglia e agli amici di Valeria Solarin, così barbaramente massacrata venerdì sera. Quindi la solidarietà e il sostegno è la premessa. Dopodiché ci sono problemi politici da risolvere per quanto riguarda la guerra in Siria, in Libia, in Iraq. A me pare che non sia ancora sufficientemente chiaro nello schieramento della coalizione che combatte l'ISIS qual è l'obiettivo primario. Vi sono paesi che hanno purtroppo tratti di ambiguità, l'Arabia Saudita, la Turchia che anche ieri ha bombardato le regioni dove vivono le popolazioni curde e il PKK. Prima di valutare eventuali azioni militari è decisivo chiarire qual è il piano politico, e il piano politico non è ancora chiaro, e finché non è chiaro il piano politico, finché non è chiaro a tutti che il nemico prioritario per tutti è l'ISIS, credo sia davvero pericoloso avventurarsi in iniziative militari che magari possono per qualche giorno essere una risposta a un'opinione pubblica comprensibilmente spaventata, comprensibilmente tesa. Tuttavia non risolvono i problemi. Abbiamo visto in Afghanistan, dopo 14 anni siamo ancora in un quadro difficilissimo. Ecco, cercherei di evitare uno scenario simile in Libia, in Afghanistan e in Siria.